progetto della Garbellotta nasce perché in realtà eravamo alla ricerca di un rifugio. La scuola nel bosco era già partita da qualche anno, erano 4 anni, avevamo delle tende prima degli scout, poi della protezione civile, ma non reggevano l'inverno e le piogge, e quindi poi serviva un riparo un po' più consistente, ecco, che ci tenesse all'asciutto dall'acqua e dal vento. E quindi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che Garbellotto realizzava già delle strutture che potevano essere abitate, e quindi abbiamo chiesto a loro di poterci aiutare a realizzare questo spazio ludico proprio al limitare del bosco, in modo da offrirci un riparo, uno spazio per il gioco, per l'attività, per la scuola nel bosco. È nato perché il nonno Luca, che sarebbe mio papà, è il nonno di mia figlia, e io sono un ex allievo, mia figlia è un'allieva tutt'oggi dell'asilo nel bosco, e quando ha iniziato c'era questo problema con la tenda da campo, che avevano una vecchia tenda da campo degli alpini, si stava smantellando, disgregando. E così, parlando con Laura una sera a cena, è venuta fuori l'idea della botte, sarebbe bello la botte, eccetera, eccetera, e allora il nonno Luca fa bene, la regaliamo noi all'asilo nel bosco, proprio per la sua nipotina, tra virgolette, e i compagni di classe, ecco. Sì, è stato rinviato da ben 2 anni, non solo un anno. Sì, ha un significato importante per l'associazione Scuola nel Bosco. Finalmente i ragazzi non hanno la classica tenda che avevano prima, ma hanno un posto più sicuro per essere riparati nelle giornate proprio più brutte. La scuola, sappiamo, la scuola materna è un gioiello per il nostro territorio, perciò siamo orgogliosi e sono soddisfatta che finalmente si sia fatta l'inaugurazione della botte. Ma abbiamo accolto il progetto immediatamente. Io ricordo che noi, come famiglia coneglianeese, quasi 100 anni che sosteniamo l'asilo Umberto I, quindi abbiamo sempre avuto aziendalmente una grande sensibilità nei confronti dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Quindi quando ci è stato chiesto di realizzare questa botte, l'abbiamo realizzata chiaramente al costo puro industriale, e poi è stata finanziata dalla famiglia Ricci, che ringrazio, e l'abbiamo portata qui. È una casa botte con dimensioni di 7 metri per 2,80 metri, quindi se fosse riempita di vino potrebbe contenere 350 ettolitri di vino, questo per farvi capire la capacità, la dimensione della botte, quindi 35.000 litri di vino. È costruita interamente in larice, 100% naturale, non è tenuta insieme né da colle né da silicone né da quant'altro, ma solamente dalla pressione dei cerchi. Quindi crediamo che questa costruzione completamente ecosostenibile, ecocompatibile, sposi anche quella che è la filosofia della scuola nel bosco. Abbiamo in cantiere un sacco di sogni. Sì, stiamo pensando già al futuro. Non ve ne posso parlare in questo momento in maniera aperta, ma stiamo lavorando perché la scuola nel bosco diventi qualcosa di veramente speciale.